i viaggi nel tempo. Il tema affascina gli studiosi e gli idioti da sempre. Se ne parla e se ne scrive da sempre. Su YouTube se ne sono viste e sentite di tutti i colori. John Titor e altre cavolate mostruose, per esempio. Donne degli anni 20 con un presunto telefono in mano. Foto di Putin o di Eddie Murphy nei primi del Novecento. Addirittura Jay-Z. Ma parliamoci chiaro. C'è qualcosa di concreto su cui poter mettere gli occhi? A quanto pare sì. Ma andiamo per gradi. Se ti piacciono i temi che affronto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornato e ricevere una notifica ogni volta che esce un video. Questo tizio è Eric W. Davis ed è lo scienziato capo dell'Earth Tech International, che si occupa di studi avanzati ad Austin, in Texas. Ma non è finita qui. Sempre questo tizio è il CEO, l'amministratore delegato di un'azienda, la Warp Drive Matrix, che riceve fondi dal Ministero della Difesa americano per compiere studi di cui si sa poco o niente. Ho scoperto anche che tramite la sua azienda, sempre la Warp Drive Matrix, compie delle consulenze private al Ministero della Difesa americano. E per questo ha attirato la mia attenzione. Questo documento, questa lettera, è stata inviata il 25 aprile del 2002 da una cittadina in Florida, North Bel Air Bluffs. Non specifica chi sia il mittente, ma specifica a chi era indirizzata la lettera. Era indirizzata proprio al nostro Eric Davis, e ciò che traspare da questa lettera è massacrante. Per quanto riguarda il logo stampato enorme sulla lettera, non sono riuscito ad individuarlo, poiché non corrisponde a nessun ente governativo americano conosciuto. Ripeto, conosciuto. Se sapete questo logo a cosa si può ricondurre, scrivetemelo nei commenti in modo da poter fare chiarezza, anche per sapere insomma questa lettera da chi è stata inviata. Comunque, la lettera si può tradurre così: caro Eric, devo scusarmi con te e Al, che non si sa chi sia questo Al poiché viene sempre usato un denominativo, per non avervi risposto prima, presto insomma. La nebbia della guerra attuale, l'anno prima successe l'attentato alle Torri Gemelle, quindi penso proprio che si riferisca alla guerra contro il terrorismo, e le attività commerciali, nonché la perdita del tuo nome e indirizzo email, hanno contribuito e lo rimpiango. Per prima cosa devo chiederti se tu e Al sareste interessati ad incontrare il signor Bob Beckwith. Anche su questo Bob Beckwith, a parte un vigile del fuoco, non si trova niente. A Tallahassee, in Florida, la sera del 30 maggio. Bob è stato invitato a incontrare il capo dell'Accademia delle Scienze della Florida e il direttore del laboratorio dei campi magnetici per una tavola rotonda sul suo modello di forza dell'universo e sui suoi esperimenti pianificati in LTT, tra parentesi, levitazione, teletrasporto e viaggi nel tempo, tra le altre materie. Credo che il meeting date, la data del meeting, sia ormai ferma, ma che sarà determinata in una teleconferenza il 25 aprile. Poi lasciami rispondere ad alcune delle precedenti domande di Al. Sarei disposto ad aiutarvi con le vostre ricerche in corso sugli UFO crash e sui recuperi dell'entità all'interno del governo o al di fuori di esso che sono coinvolte in tale attività, ma con le seguenti avvertenze. In primo luogo, non ci deve essere assolutamente alcuna menzione o associazione del mio nome con la tua indagine. Non ho assolutamente nulla da guadagnare da tale associazione in questo momento e probabilmente molto da perdere. In secondo luogo, ti addebiterei solo per il tempo effettivamente impiegato a mettere insieme i materiali di riferimento o gli elenchi di contatti da perseguire. Mi aspetto che il tempo sia minimo, poiché le informazioni iniziali non richiederebbero molto tempo per essere messe insieme, probabilmente meno di 8 ore. La mia tariffa standard per tale lavoro è di $180 all'ora. In terzo luogo, vorrei fornirti ciò che sarebbe classificato da una prospettiva di sicurezza nazionale, visto che ho avuto un nulla osta top secret con accessi speciali. Allora, si parla del 2002. Partirei subito analizzando il fatto degli esperimenti in LTT, che da come scrive sembra tutto normale, ma, signori, significa levitazione, teletrasporto e viaggi nel tempo. Time travel, ecco. La frase recita: Bob è stato invitato a incontrare il capo dell'Accademia delle Scienze della Florida e il direttore del laboratorio dei campi magnetici per una tavola rotonda sul suo modello di forza dell'universo e i suoi esperimenti pianificati in LTT. Tra parentesi, levitazione, teletrasporto e viaggi nel tempo. Sui suoi esperimenti in LTT. Quindi, la frase inserita in questo contesto non lascia spazio ad interpretazioni. Sono stati effettuati degli esperimenti tra enti governativi e aziende private all'avanguardia sui viaggi temporali.
Qui non si parla di foto di gente che assomiglia a Putin o di vecchiette con un presunto telefono in mano negli anni 20. Qui si parla di roba seria che va approfondita minuziosamente. Un altro punto focale, che segue il precedente, è questo. Sarei disposto ad aiutarvi con le vostre ricerche in corso sugli UFO crash e sui recuperi dell'entità all'interno del governo o al di fuori di esso, che sono coinvolte in tale attività. Se con tale attività si riferisce al soggetto sopracitato, si riferisce agli esperimenti in LTT. Quindi chiariamo i recuperi dell'entità all'interno del governo o al di fuori di esso. Le due alternative di pensiero sono queste. O all'interno del governo si intende proprio una collaborazione fra queste, cito testualmente, entità che collaborano con i governi. O all'interno del governo si può intendere all'interno del suolo americano, ma allora perché non ha usato la parola paese al posto di governo? Ciò che voglio dirvi è che se leggete gli esperimenti sui viaggi temporali e sul teletrasporto e nel paragrafo subito dopo leggete con il recupero di entità all'interno del governo al di fuori di esso che sono coinvolte in tale attività, cosa pensate? Pensate ovviamente che queste attività sono state in qualche modo stimolate da, cito ancora testualmente riferendomi al testo, queste entità. Cioè, ma questa gente di cosa ha conoscenza? Non ho più parole. E non voglio pensare al fatto che si parla del 2002. Quindi oggi la collaborazione fra governo USA e le EBE, a quale clamoroso livello di tecnologia ci ha fatto arrivare? I viaggi nel tempo? Sembrerebbe di sì. Nella parte finale della lettera si legge del mittente che dice di aver avuto accesso ad un nulla osta top secret con accessi speciali. Allora, dite quello che volete, un nulla osta top secret con accessi speciali lo ottengono o i servizi segreti da parte del Ministero della Difesa, o qualcuno di grado molto alto all'interno di un ente governativo, che sia aviazione, marina, eccetera. Quindi possiamo supporre che il mittente non sia un civile. Per ora è tutto. Se il video ti è piaciuto e ti ho acceso la lampadina, lascia un like. Ovviamente non serve dirvi che condividere questa roba è fondamentale, visto che stiamo tutti imbambolati e questi fanno i loro porci comodi. Ovviamente, come sempre, se verrò a conoscenza di ulteriori informazioni sul caso, farò una seconda parte del video. Adieu.